Amici followers, i ragazzi dei Moon Studios ci hanno fatto attendere, ma la seconda patch di No Rest for the Wicked è finalmente qui. Colgo l'occasione per dirvi che man mano che arriveranno notizie e informazioni dagli sviluppatori sarò sicuro di coprirle in altri video di No Rest for the Wicked. Fatemi sapere inoltre se avete già avuto modo di mettere le mani sull'ultima versione del gioco, se siete rimasti entusiasti o frustrati. Ad ogni modo, ditemi pure la vostra qua sotto nei commenti, ma prima vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per le notifiche. Detto ciò, passiamo alle note di patch. La patch numero 2 rappresenta un importante traguardo per No Rest for the Wicked, segnando il primo anniversario del lancio in accesso anticipato su Steam. Questa versione è caratterizzata da una serie di funzionalità altamente richieste, tra cui la possibilità di provare armi, il DLSS e l'FSR, oltre a numerose ottimizzazioni per CPU, GPU e prestazioni complessive. Un'attenzione particolare è stata dedicata all'ottimizzazione della memoria, con l'introduzione di un nuovo driver pronto per il gioco per gli utenti Nvidia. Le ottimizzazioni delle prestazioni sono state un punto focale in questo aggiornamento. Numerose ottimizzazioni specifiche per la CPU sono state implementate insieme a miglioramenti che riducono la risoluzione delle texture in modalità prestazioni, al fine di prevenire crash su macchine meno potenti. Inoltre, sono state corrette diverse problematiche legate alle prestazioni che potevano verificarsi su alcuni gamepad, così come la risoluzione di alcuni memory leak. Altre ottimizzazioni riguardano la gestione della memoria con una riduzione dei picchi di stanziazione degli oggetti e la disabilitazione delle mesh dettagliate su modelli umani generici, quando ovviamente non necessario. Sono stati apportati miglioramenti anche alla stabilità del codice GPU, con una riduzione del sovraccarico di latenza. Ulteriori ottimizzazioni sono state introdotte per adattare il gioco alle specifiche del dispositivo Steam Deck. Per liberare la memoria sono stati anche rimossi asset di armi inutilizzati e strumenti di sviluppo non più necessari. Gli artisti hanno ottimizzato i contenuti visivi per migliorare l'esperienza di gioco, con particolare attenzione alle sequenze relative alla nave e alle cinematiche. Infine, sono stati risolti problemi come i fastidiosi log che continuavano a comparire e hanno migliorato i personaggi non giocanti per far sì che il gioco occupasse meno spazio nella memoria e richiedesse meno risorse del sistema. Quindi hanno reso il gioco più fluido ottimizzando il modo in cui il computer gestiva l'aspetto visivo e l'utilizzo della grafica. Ora, e questo era un aspetto che non vedevo l'ora di vedere, potrete cambiare le caratteristiche del vostro personaggio visitando una statua posta prima dell'ingresso del crogiolo. Questo vi permetterà di respeccare le caratteristiche del vostro personaggio al costo di un tizzone ardente. Inoltre hanno fatto sì che si possano provare tutte le armi che troverete, anche se il vostro personaggio non avrà le caratteristiche giuste per usarle al meglio. Ma ovviamente se non avrete i requisiti richiesti, le armi infliggeranno meno danni. C'è da dire che il costo di rispecializzazione lo immaginavo legato alle monete di gioco e non ai tizzoni, dato che occorrono per partecipare alle sfide del crogiolo. Tuttavia, forse a livello di lore ha più senso così, ma come sempre ragazzi, vi ricordo che ci troviamo in accesso anticipato e quindi molte cose cambieranno in futuro. Tornando alla patch, gli aggiornamenti dell'inventario permettono ora un confronto diretto degli oggetti. Premendo F sulla tastiera o Y sul controller è possibile ancorare gli oggetti per un confronto immediato. La categoria varie è stata reintrodotta nell'inventario per liberare spazio per oggetti come mobilia, rune e tizzoni caduti. Le nuove schede dei vendor sono ora organizzate per tipo di oggetto per una navigazione più semplice durante gli acquisti. L'HUD del giocatore è stato migliorato per una migliore visibilità e qui ragazzi posso dire alleluia, visto che era un aspetto che avevo segnalato fin dall'inizio, dato che la barra della stamina, per esempio, risultava poco visibile durante le sessioni di gioco. Le notifiche laterali ora segnalano l'avanzamento degli aggiornamenti di Sacrament. Gli indicatori di piano sotto l'HUD dell'orologio rendono chiaro quale piano del crogiolo si sta affrontando. Inoltre, l'HUD dell'equipaggiamento su Steam Deck è stato ottimizzato, così come le opzioni di upscaling DLSS 3.7 ed FSR 2.2 per una grafica più nitida. Da notare inoltre che è possibile personalizzare i controlli del gamepad per adattarli alle proprie preferenze e sono stati aggiunti anche supporti per tasti del mouse aggiuntivi e tasti funzione per una maggiore flessibilità nei comandi. Al gioco inoltre sono stati apportati numerosi miglioramenti. Per quanto riguarda gli NPC, hanno cambiato il nome di una donna nella Piazza del Sacramento e migliorato i dialoghi dei vari personaggi.
Hanno ottimizzato anche le aree di gioco, migliorando la collisione degli oggetti e l'illuminazione in diverse località, oltre ad animare meglio i personaggi nelle cinematiche. Nel complesso hanno lavorato anche sull'audio, aggiungendo suoni ambientali più ricchi e migliorando l'atmosfera sonora del gioco. Per l'ambiente cittadino hanno aggiornato varie strutture e zone, incluse il cimitero, l'area povera e la chiesa, che ora suona le campane a determinati orari. Dopo aver aggiornato l'audio della piazza di Sacrament e della caverna del passo della montagna, hanno migliorato la qualità complessiva del suono nel gioco, riducendo i disturbi e garantendo una migliore esperienza audio durante le sessioni di gioco più lunghe. Hanno anche perfezionato gli effetti sonori legati alle azioni dei giocatori e dei nemici, come i suoni dell'impatto delle armi e le animazioni delle scale. Sono stati risolti vari problemi audio, come suoni mancanti, errori di riproduzione. Infine, hanno reso più vividi gli effetti visivi, migliorando gli effetti del sangue e rendendo più intensi gli effetti visivi per gli oggetti rari. Piccola nota, è stata apportata una modifica alla missione del custode dei granchi, che ora farà apparire 14 granchi anziché 8, pur richiedendone sempre solo 8 per il completamento dell'obiettivo. Questo renderà molto più facile trovare gli ultimi granchi, risparmiando tempo prezioso ai giocatori. Hanno anche introdotto e aggiornato il supporto per la localizzazione in diverse lingue e risolto vari bug, come problemi legati alle armi e agli incantesimi, nonché errori di grafica e audio. Inoltre hanno migliorato l'interfaccia utente, correggendo problemi con i bonus di riposo e la visualizzazione del livello massimo di esperienza, con tanto di ottimizzazione della qualità visiva legata alla risoluzione dell'immagine e alla luce. E questo è quanto per la tanto attesa seconda patch del gioco. Ci tengo a sottolineare che in questo video non sono entrato troppo nello specifico dei dettagli della patch, poiché ho preferito raccontare in maniera più discorsiva i cambiamenti generali della patch. Eventualmente, ragazzi, ditemi la vostra qua sotto nei commenti e fatemi sapere che cosa ne pensate di tutto quello che è stato apportato. Come sempre, vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento per il prossimo video. Ciao a tutti!